Primo, 10 milioni di donne in Italia nel 2006 avevano subito almeno una volta nella loro vita una violenza di un qualsiasi tipo. Concluda. 10 milioni, chiudo. Il 18% di queste non aveva mai avuto consapevolezza che si trattasse di un reato. Mi faccio la domanda. Grazie. Allora, adesso scusate, ma io devo andare anche un po' sostenuta. C'ho altri due interventi iscritti, Bonafede e Sbrollini. Chiedo se ci sono altri interventi su questo emendamento, altrimenti chiude. Deputato Costa, e se non ci sono altri interventi chiudiamo qui su questo emendamento. Quindi adesso la parola al deputato Bonafede, prego. Grazie Presidente. Trovo innanzitutto offensivo, oltre che di cattivissimo gusto, il fatto che la collega Picerno abbia ritenuto di dover riportare un fatto di fredda cronaca per ricordarci l'importanza di cosa stiamo parlando. È da mesi che ci lavoriamo, non avevamo bisogno di quella cronaca fredda per ricordarci di che cosa stiamo parlando. Per quanto riguarda l'osservazione del collega Scalfarotto, in ordine al fatto che dopo la querela, a quel punto la tutela di quella donna appartiene allo Stato, tutti dobbiamo farci carico, io dico che proprio per questo noi dobbiamo far sì che lo Stato si faccia carico della promozione culturale che porti quella donna a mantenere la sua volontà, perché uno Stato che si sostituisce alla donna sta abdicando al suo ruolo, non sta compiendo quello che la donna gli chiede di fare. Grazie. Ora chiedo di intervenire la deputata Sbrollini, prego. Sì, grazie Presidente. Soltanto per ricordare, come ho fatto anche ieri nel mio intervento insieme ad altre colleghe, che stiamo parlando, e trovo davvero che questo sia offensivo, di donne che subiscono ogni giorno in silenzio maltrattamenti, violenze di ogni tipo, anche davanti ai loro figli. Quindi io vorrei veramente che ragionassimo a partire dalle persone che ogni giorno incontriamo, ognuno nella propria realtà territoriale. L'irrevocabilità è un punto fermo di tutela della donna, ma stiamo scherzando? Finiamola di andare a parlare soltanto nei soliti salotti con le persone che non vogliono neanche portare a casa questa legge. Parliamo con chi ha subito violenza. Queste sono le cose che dobbiamo fare. Grazie. Ha chiesto di parlare il deputato Costa, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io ho vissuto l'iter di questo provvedimento, ho vissuto i diversi punti di partenza delle forze politiche, ho vissuto la tendenza al mantenimento dell'irrevocabilità da parte del Governo e del Partito Democratico, ad esempio, e la tendenza alla revocabilità di altre forze politiche. Si è raggiunto un punto di mediazione. Io dico a tutti coloro che oggi affrontano questo tema di mettersi anche a fronte